Salve ragazze, buongiorno. Permettete che mi metto gli orecchini? Visto che sono anche in tenuta, mia figlia mi dice ginnica, perché ho una maglietta che mettevo quando andavo in palestra e ve l'ho fatta vedere in qualche video passato. Allora ragazze, sono a casa mia al solito. Un attimo, scusate ragazze, devo rispondere al telefono. Allora, ho risposto ragazza perché era mio marito al telefono. Allora, vi stavo dicendo appunto che sono a casa nella mia solita postazione. Oggi c'è un tempo da lupi, sta facendo ragazze delle giornate pazzesche. Però oggi voglio parlare con voi di un argomento che mi interessa e che tra l'altro qualcuno mi ha chiesto. Non l'argomento proprio che io ho scelto, però mi hanno chiesto: ah, ci piacerebbe sapere di che segno sei, un po', diciamo, queste cose così. Allora, io sono del segno del toro e lo rispecchio in pieno, perché quando leggo appunto le caratteristiche del toro c'è sempre scritto donna, fedele, amante della casa, amante della famiglia, testarda, che se vuole una cosa la raggiunge, e devo dire che in effetti mi rispecchia. Quindi sono del toro, vi ripeto, non mi chiedete l'ascendente perché non lo so. Sono nata il 17 maggio, quindi è la seconda decade, però vi ripeto, non so appunto qual è l'ascendente. Nel frattempo vi dico che i miei figli sono dei gemelli, i miei figli sono nati lo stesso giorno, ve l'ho raccontato in qualche altro video. Sono nati il 7 giugno tutti e due. Marco è nato il 7 giugno 84, Alessia è nata il 7 giugno 88, quindi a distanza di 4 anni precisi, e sono dei gemelli tutti e due. Nel frattempo chiudiamo il cerchio, mio marito è del leone. Allora, ragazze, quindi a parte l'oroscopo, che è una cosa così, invece vi volevo parlare delle mie premonizioni, perché qualche volta mi è capitato, di avere qualche premonizione, però, prima appunto che mia madre si ammalasse, ho avuto delle premonizioni che mi fanno rabbrividire a volte quando ci penso. Tra l'altro, io ho poi riflettuto su questi avvenimenti. Vi racconto che cosa mi succedeva. Allora, prima che mia madre si ammalasse, quindi lei era nella casa famiglia, proprio dietro casa mia, io ci andavo sempre ogni giorno. Allora, io mi sognavo quasi ogni notte che parlavo al telefono con mia madre. Eravamo lontane, lontane proprio, io ero in viaggio o era lei lontana in viaggio, e sognavo sempre di parlare al telefono, di gridare perché a lei non mi sentiva, io la sentivo piano e dicevo sempre: mamma, mamma, sono io, domani arrivo, domani vengo. Quindi sempre queste cose. Poi mi sognavo che lei era ricoverata, era operata e che io non ci potevo andare. Io dicevo sempre: io che ho assistito mia madre sempre, perché mia madre ha subito tante operazioni nella sua vita, io sono sempre stata attaccata a lei. Dicevo: e ora non ci posso andare. E poi era sempre un continuo. La notte appunto mi sognavo sempre questa cosa, che la chiamavo al telefono: pronto, mamma, mamma. Allora ragazze, quindi questi sono stati dei sogni che io facevo intorno a dicembre, a gennaio, sempre ripetutamente. Verso febbraio scoppia la pandemia e giustamente mi viene vietato di entrare nella casa famiglia, nella casa di riposo dove era mia madre. Mia madre, non vi dico quanto ci ha sofferto, perché mia madre, una giornata senza la mia visita, per lei era una giornata persa, una giornata che non aveva nessun senso. Lei me lo diceva sempre. Però io la chiamavo sempre, più volte al giorno, però non ci potevamo vedere. E quindi questo è stato tutto il mese di febbraio e anche marzo. Che cosa succede? Che invece il 30 marzo la ricoverano d'urgenza perché era diventata gialla, aveva littero.
E questa era appunto, questo ittero era conseguenza appunto del tumore al pancreas, perché c'erano le vie biliari ostruite e quindi questo liquido l'aveva fatta diventare gialla e quindi è stata ricoverata d'urgenza. Allora, nel momento in cui mia madre è stata ricoverata d'urgenza, si è verificato tutto quello che io sognavo, ovvero la chiamavo sempre e alcune volte non mi rispondeva perché era a fare visite, la portavano da un ospedale all'altro per fare degli esami. Un'altra volta riposava, un'altra volta non poteva prendere il telefono e quando prendeva il telefono io dicevo sempre: "Mamma, mi senti? Rispondi, mi parla", perché poi mia madre era anche debole, poi mi diceva sempre: "Basta, basta, sono stanca, non mi va più di parlare, sono stanca", e chiudeva. Ma si è verificato tutto quello che io sognavo, quindi la chiamavo: "Mamma, rispondimi, rispondimi, dimmi qualche cosa", invece lei rispondeva così e poi mi diceva appunto: "Basta, sono stanca, voglio riposare". Un attimo che mi squilla di nuovo il telefono, scusate, facciamo appuntate. Scusate, ma la mia famiglia mi telefona tutto il giorno, era mio figlio. Allora, quindi vi stavo dicendo che da quel momento si verifica sempre questa cosa. Poi mia madre, poveretta, è stata operata perché le hanno fatto tre buchini proprio nell'addome, con dei drenaggi proprio per far fuoriuscire questo liquido appunto che non faceva più il suo percorso. Che l'aveva fatta diventare così, insomma, bilirubina altissima. E niente, ragazze, quindi io andavo in ospedale, entravo solamente 2 minuti, il tempo proprio di darle un bacio, di dirle: "Mamma, dimmi qualche cosa", perché lei era ogni giorno peggio, ogni giorno peggio. E poi, appunto, l'unico nostro contatto era il telefono e appunto si è verificata questa cosa, che io la chiamavo sempre: "Mamma, mamma, rispondimi", cioè tutto quello che io ho sognato si è verificato e ho riflettuto dopo qualche tempo, appunto mi è venuto questo flashback e ho detto: "Ma io mi sognavo proprio queste telefonate e queste frasi: mamma, mamma, come stai?" Proprio me le sognavo e niente. Quindi questa, diciamo, questa è stata la cosa più, secondo me, più eclatante. Poi, tanti anni fa, invece, ho sognato una notte che mi toccavo il collo e sentivo una cosa, una ghiandola, una cosa. L'indomani mattina, io quindi la notte ho sognato questa cosa, l'indomani mattina, toccandomi il collo, sento questa cosa e mi allarmo subito, anche perché diciamo che c'è stato un periodo in cui io vivevo un po' nel terrore perché mio padre era mancato sempre con un tumore e diciamo che la comparsa del tumore si era verificata attraverso appunto dei grossi noduli nel collo. Erano già metastasi, quindi diciamo da quelle metastasi poi si è fatta una serie di cose e si è scoperto. Quindi era, diciamo, appunto vivere con questo terrore. Quindi io ho sognato questa cosa e l'indomani mattina questa cosa si è verificata in effetti, perché io mi sono toccata il collo e mi sono sentita questa cosa, non vi dico, subito mi sono andata a visitare e per fortuna non era niente, non era niente di che. Che dirvi? Poi non vi dico, mia madre era con le premonizioni, con i sogni, era una cosa impressionante. Ve ne dico solo una che si è verificata circa 6 mesi prima che lei se ne andasse. Una mattina mi disse: "Sai", dice, "mi sono sognata mia madre che mi diceva: 'Ti sto venendo a prendere'". E lei a quel punto, quando appunto mi raccontò questa cosa, fece un sorriso un po' amaro perché, insomma, sognare una morta che è tua madre che ti dice: "Ti sto venendo a prendere", ti lascia presagire. Mia madre aveva 88 anni, ti lascia presagire delle cose non molto allegre. In effetti, dopo circa 6 mesi, mia madre se n'è andata. Ti
Poi che cosa dirvi? Sempre mia madre una volta mi raccontò, non vi posso raccontare ragazze tutto l'episodio, però mi raccontò che aveva sognato mio padre, che le diceva una frase, me l'ha raccontato e questa frase corrispondeva esattamente a un episodio che era capitato, di cui mi ero accorta solamente io. Quando lei mi raccontò questa cosa mi disse, ma ho sognato papà che mi diceva questa cosa. Io ho collegato immediatamente, però non le ho raccontato tutto l'episodio. Quindi ragazze, pensandoci, io alcune volte dico, ma allora veramente i nostri cari ci vedono, dall'aldilà ci vedono e poi ci vengono in apparizione in sogno e ci comunicano delle cose. Perché veramente questa cosa mi ha lasciato proprio impressionata. Ma impressionata non di paura, assolutamente. Io per esempio mia madre me la sogno ogni notte, me la sogno sempre ammalata, che sta morendo, insomma, sempre. Però la sera quando io mi addormento, mi dico il mio Padre Nostro, la mia Ave Maria, io spero di sognarmela mia madre sempre, anzi le dico sempre, mamma, se tu puoi farmi sapere qualcosa anche attraverso i sogni, se mi puoi dire qualche cosa, se sei in un posto, in un bel posto, non ho paura di queste cose, quindi mi piacerebbe che mia madre, se veramente così i nostri cari ci vedono, se mia madre mi potesse comunicare anche solo con una frase e dirmi stai tranquilla perché io qui sto bene. Vabbè, ragazze, chi lo sa. Ragazze, allora oggi è stato un video, come dire, non impegnativo, un video, diciamo, che ha parlato di cose molto profonde come le premonizioni. Niente che dirvi ragazze, che io vi saluto, che sono a casa e sembro in pieno inverno, altro che maggio, sembro in pieno inverno, però è così e non possiamo fare niente contro il maltempo. Niente, poi volevo salutare un po' tutte le nuove iscritte. Vi ringrazio sempre, stiamo diventando un bel numero. Poi per chi passasse così dal mio canale, non mi conoscesse. Niente, volevo dire appunto a queste persone che nel mio canale troveranno intanto, fino a quando Dio mi dà la grazia, troverete sorrisi, allegria e ottimismo. E poi troverete make-up, tutorial, video haul, perché io appena compro una cosa ve la faccio vedere, recensioni, perché se compro un prodotto ve ne parlo, lo provo e poi lo recensisco, trovate delle ricette che faccio io, mio marito, trovate giardinaggio perché io amo da morire i fiori, trovate arredamento, trovate un tour. E quindi, appunto, per chi stesse passando così per caso per la prima volta, rimanete perché, appunto, se vi piacciono questi argomenti, da me li trovate. A questo punto, ragazze, io vi saluto, vi bacio. Ci vediamo presto, come al solito, ogni mattina per il vlog quotidiano. Mua!